Sono un tech lead per la parte back-end di Musement, mi occupo della sezione dei contenuti che abbiamo nel nostro catalogo. Mi trovate su Twitter e su Telegram, @Kitters, poi comunque le slide ve le do tutte, quindi lo trovate lì. Questa qua, la presentazione, questa parte in realtà è adattata da una presentazione simile che ha fatto Chris Dias, che è un program manager per Visual Studio Code in Microsoft, l'ha fatta Ignite. Queste sono, senza alcun ritegno, le sue slide leggermente modificate. Allora, quello che vedremo oggi, più o meno, vedremo le opzioni da command line per code, come si gestisce il tema, i timing, la navigazione all'interno dell'editor, la gestione delle impostazioni, perché è molto particolare e molto interessante, lavorare direttamente sul codice, il debugging è la parte più interessante, che è remote development, che è quella che prenderà più tempo. Code, non so se l'avete mai visto, è un editor open source. Scusate, tab sbagliato. È basato su Electron, che è il framework che ha sviluppato ai suoi tempi GitHub per fare applicazioni web su desktop. Electron era nato per Atom, infatti, è la shell esterna di Atom. Però è usabile da chiunque, hanno deciso di utilizzarlo per fare quest'altro editor. È scritto in TypeScript, e TypeScript viene scritto con code, quindi sono un po' interdipendenti, ed è il codice disponibile sotto licenza MIT. Infatti esistono vari fork che vengono distribuiti con altre licenze, perché l'installer ufficiale si scarica dal sito, comunque ha una licenza proprietaria, per questioni di copyright per il logo, il nome, eccetera, eccetera. Esiste in due versioni, versione stabile, che ovviamente è stabile, e quella Insiders. Quella Insiders, che è un po' più interessante, è quella con l'icona verde, ed è che qua ci sono rilasci ogni giorno, anche più volte al giorno se ci sono problemi, ed è quella che effettivamente viene utilizzata per sviluppare l'editor. E quindi se... molte delle feature nuove arrivano prima sull'insider e quando sono abbastanza testate arrivano sulla stabile. È successo proprio l'altro ieri un po' di dibattito sulla versione insider, perché avevano messo un cappellino di Babbo Natale sul tastino delle impostazioni. Qualcuno si è lamentato su GitHub con una issue perché riteneva la cosa offensiva, e molto ironicamente è stato sostituito con un fiocco di neve. C'è tuttora un delirio, questa povera persona viene ancora tormentata su internet ovunque, non può più vivere praticamente. Ok, basta slide, apriamo l'editor. Sarà molto enorme, quindi spero di riuscire a recuperare abbastanza. Per rendere l'esperienza più realistica, questo qua è il primo avvio in questo utente, in questa macchina. Fate finta che sono un nuovo dipendente di un'azienda. Sono appena arrivato, questo è il mio primo giorno. Mi viene dal computer con Windows, dettaglio importante per la demo successiva. Questa è la prima volta che apro l'editor. Mi ha assegnato come primo task di sviluppare un'applicazione per monitorare il carico su alcune macchine, in Python. Demo originale era in C, però per la situazione l'ho riadattata. Come prima cosa, mi trovo davanti all'editor. Immagino che tutti voi in questo momento non stiate vedendo nulla perché è troppo scuro. Prima cosa. Come? È anche estremato, però. Prima cosa da fare, voglio cambiare il tema. Il punto d'accesso per tutto ciò che si fa in code è la cosiddetta command palette, che è questa qui. Command palette. Sì. È questo menu che appare dall'alto. Che si apre con F1 oppure con Ctrl-Shift-P o Command-Shift-P su macOS. Anzi, adesso per aiutarvi abilito una funzionalità che si chiama modalità screencast, che vi permette di vedere sullo schermo cosa premo. Allora, prima cosa da fare, voglio cambiare il tema. Quindi, cerco, tema, e qui, tema colori. Se guardate sulla destra c'è scritto Ctrl K, Ctrl T. Vuol dire che io da qui posso fare
Ctrl K, Ctrl T e aprire la stessa funzionalità. Sono vari temi preinstallati di vari tipi, quelli chiari, più chiari, meno chiari, colori strani, colori che ti chiedi perché e così via. Bruciano le retine. No, quelli sono quelli chiari. Comunque, però, continuando a scorrere, in fondo, cioè, installa ulteriori temi colori. Cliccando qui mi porta al marketplace delle estensioni, dove ci sono una marea di temi già fatti da altri. So quanto è mai come, non c'entra niente. Questo qua è un tema sul material design. Che suppongo sia un market di praticamente masochismo visivo. Sì. Sì. Questo qua, aspetta, poi lo togliamo perché magari. Come? Perché il tempo scocchiazzato dalla voglia della gente. Vabbè, questi qua sono tutti temi di terze parti, infatti se vedete questo qui sì. è fatto da questo Mattia Solino. Comunque da qui posso installarlo. Sono 20 secondi perché deve scaricare il tutto da internet sperando che il telefono abbia. C'è un sistema di feedback con i download e le stelline. Sì, ci sono le stelline, il numero di download, il numero di versione e l'ID. Comunque da qui posso anche scegliere, pacchetto di tempo può avere più temi. Quindi da qui posso installarne qualcuno. Per esempio installo questo qui così. Sì, vedo tutto meglio. Sento una sensazione di fresco agli occhi. Ok, come vedete qui sulla destra, nella home, ci sono alcuni suggerimenti per alcuni comandi rapidi. Infatti vedete, mostra tutti i comandi, Ctrl-Shift-P, apri file, Ctrl-O, apri cartella, Ctrl-K, Ctrl-O. Questi qua si adattano anche in base alla piattaforma. Ad esempio, su molti desktop environment su Linux e su Windows, c'è differenza tra aprire una cartella e aprire un file. Quindi sono due comandi separati. Su macOS è l'unico flow, sia un file o sia una cartella, quindi ci sarà soltanto Command-O. Poi, con più risoluzione ne appaiono di più, ci sono sulla destra c'è anche una sezione notizie, con tutti i post dal blog, con le parole di un sacco di cose. E anche i recenti di quello che hai, le ultime cose che hai aperto. Comunque, adesso un po' più gestibile, voglio iniziare a fare questo progetto. Quindi parto da qui, dal terminale, faccio la cartella. E da qui direttamente posso aprire l'editor. Però la cosa interessante è che ha varie opzioni che possiamo scegliere. Quindi chiamandolo con code --help c'è una spatafiata di altri comandi che possiamo dare. No, non ve li faccio vedere per velocità, però i più interessanti secondo me sono il primo, che è per il diff. Mette trattino D, gli passate due file e lui automaticamente gli fa il diff tra questi due file. Tipo come fa diff. Sì. L'altro pure interessante è wait. Aspetta. Esatto. Se io adesso lanciassi code, il comando tornerebbe immediatamente. Uscirebbe immediatamente. Se metto wait, il comando resta appeso finché non sono uscito dall'editor. Questo viene in questo modo, potete impostarlo come tool predefinito, sia come editor sia come diff su Git e su altri sistemi. Quindi andate a fare un commit su Git, c'è cioè da gestire un conflitto ad esempio, vi si apre praticamente code con la modalità risoluzione conflitti. Poi ci sono altri per gestire le impostazioni, fare profiling delle performance, una marea di cose che utilizzerete raramente. Quello dell'estensione, ricordo che l'ho utilizzato, era per copiarmi le stesse estensioni dalla stabile all'insider. Anche su Linux tutto ciò? Sì. Sì, sì, è tutto quello che vedrete è tutto multipiattaforma tranne una sola feature. Mi fai spoilerare. Comunque, da qui posso anche dirgli di aprire una cartella con code punto. È qua in basso, non si vede tanto bene, però facciamo così. È lì. Così mi aprirà code, però io ho già un'istanza di code aperta, quindi posso dirgli di riutilizzarla con trattino R, reuse. Premendo qui,
si ricarica. Come vedete, in basso c'è sempre solo un'istanza di code. E questa è la mia cartella. Questo qua, come qualunque cosa si rispetti, deve avere un readme. Quindi la prima cosa che faccio è, intanto riabilito la screencast mode, perché altrimenti... E control N, creo un file, lo salvo, readme.md, e vedete che in basso a destra, qui, è diventato Markdown. Questo vuol dire che adesso ho tutti i suggerimenti e l'evidenziamento dei colori per il Markdown. Infatti vedete diventa per i colori. Qui ho anche i cosiddetti breadcrumb che mi permettono di navigare all'interno del file. Se qua metto un'altra sezione, vedete che ho la sezione intro dentro load average, perché su Markdown due cancelletti sono un livello inferiore a uno. Per farlo vedere meglio posso anche abilitare l'anteprima, che fa vedere in tempo reale come viene renderizzato il mio Markdown. Se posso anche mettere dei link, anzi, posso mettere dei elenchi puntati, elenchi numerati. Separazioni, link. Allora, non mi ricordo l'URL, però capitemi. Lui. E così via. No. Solito CTRL V si chiude. Ah, questo qua è quello che dicevo prima, con new file, new open folder, workspace, i recenti, help vari. E qua è bellissimo, questo qui è un playground interattivo che vi fa vedere in maniera guidata tutte le feature o quelle più importanti. Comunque, ok, adesso inizio a scrivere il codice. Mi è stato detto come policy che tutto il codice deve andare dentro la cartella src. Quindi adesso vi potrei creare la cartella, dentro la cartella creare il file. Oppure, clicco qui sul nuovo file, metto direttamente src/main.py. Automaticamente l'ha fatto. Però guardate in basso. L'estensione Python è raccomandata per questo tipo di file. Installo. Un attimo. Mentre installa, vi faccio notare una cosa. Guardate qui sopra la ricerca. C'è questo chiocciolo ID. Questo perché la ricerca in realtà ha anche un suo linguaggio di query. Ma c'è un pochino a installare. Con questo linguaggio di query posso fare varie cose. Ad esempio, se scrivo chiocciola, mi dà tutti i suggerimenti su quello che c'è. Semplicemente tutte quelle disabilitate, quelle abilitate, quelle installate, quelle da aggiornare, raccomandate e così via. C'è anche il built-in. Questo perché code è costruito come un editor base con una serie di estensioni preinstallate. E qui sono tutte le varie estensioni che ci sono, esempio, tutte le varie feature. Questa qua è la feature per la gestione della configurazione. Il supporto ai vari linguaggi, cioè C++, C Sharp, Python Clojure, cioè sono una marea, sono 42 le installazioni base. I vari temi. E da qui è possibile anche di disinstallarle o disabilitarle. Ad esempio, in questo modo il tema rosso non mi brucerà più le retine. Se adesso infatti vado di nuovo nei temi, non c'è più il RAM. Ok, Python ha finito, ma mi sta dicendo devi installare PyLint. Okay, installa. Quindi hai installato proprio il RAM? Ah, Python era già installato. Ho installato il supporto. Questa estensione comprende tutto il supporto all'evidenziazione. È un language server che dà varie feature all'editor. Questo language server è un protocollo che utilizzano per aggiungere supporto a tutti i linguaggi possibili. È un'altra applicazione, gira esternamente, che ti analizza il codice e dà suggerimenti all'editor. Ad esempio, comunque adesso l'estensione supporta anche PyLint o altri linter. Dice, però non è installato. E me lo sta installando, ha chiamato automaticamente pip. Fatto. Vabbè, mentre qua. Ok, installato. Installato qua nel main.py, adesso
mi darà tutti i suggerimenti. Per esempio, se scrivo print, aspettate un attimo, se devo ancora ah boh, prima la fiore della giornata. Ecco qua. Qui c'è anche info. Mi dà la firma, tutta la documentazione, eccetera, eccetera. Quindi vabbè, ovviamente. Perché lo Word è tutto mainstream. Adesso potrei andare nel terminale che c'è in basso. Posso aprire più di uno. Ecco. Apro un altro. Posso aprire un altro di fianco. Visto che è troppo stretto, posso premere Ctrl B. Da qui però. E chiudere la barra a sinistra. E poi è tutto. E poi da qui comunque. SRC. E l'ho lanciato. Ovviamente, Dupalle, ogni volta andare a fare qua. Se guardate l'estensione, mi ha aggiunto questo tastino. Vado qui, premo e me l'ha lanciato nel terminale. Farlo tutte le volte che voglio. Bisogna interpretare. Come? Interpretare è stato anche te lo dice. Sì, perché lo scegli tu qui in basso. Ah, ok. Ok, non si vede, però. Ma c'è il. Python. No, qua. No. Se ci clicco, mi permette scegliere tra quelli che ho installato nel sistema. Ottimo. 375 è quello che mi ha installato Visual Studio, il grande, non code. Questo qua è un altro che ho installato tramite lo store. Però le bug del point ci stava arrivando adesso. Vedi i vari virtual end. Si supporta ovviamente il virtual end. Se trova già un virtual end lo attiva in automatico. Però i compagni ho iniziato da poco, non li so ancora usare, quindi non userò il virtual end in tutto il tempo. Comunque, per il debug c'è qua la sezione debug. Comunque questo tema è bruttissimo. Scusate, rimetto quello light perché. Ok, almeno è più comprensibile. Comunque, da qui mi permette di creare una configurazione per il debug. Infatti mi dice che verrà messo in un file chiamato launch.json. Vabbè, intanto ne creo una di debug, scelgo il tipo di debug. Questi tipi vengono sia dall'estensione che ho installato, sia da quello che capisce del mio progetto. Sempre qui ho tutto Python, ho anche solo l'estensione di Python installata, e vedo soltanto quelli relativi a Python. Se fosse un progetto Node.js vedrei quelli per Node.js, per C e C++ vedo quelli che per i vari compilatori di C e così via. Comunque scelgo qui Python file, partito il debug. Adesso per un attimo vedrete flashare la barretta in basso in arancione. Vediamo se ce la faccio, metto un breakpoint. Non c'ho fatto, vabbè. Aspetta. Facciamo così. Forse lo potevo fare al contrario, però. Comunque, ho messo il breakpoint qui sulla sinistra, premo di nuovo F5, mi fa scegliere di nuovo che tipo di configurazione utilizzare. Vedete, si è fermato sul breakpoint, e qui sulla sinistra ho tutte le variabili locali. Infatti qua potete vedere A uguale a L. Qui in watch posso mettere delle espressioni che voglio io. Ad esempio, voglio vedere A più A, sempre. E lui automaticamente mi risolve questa espressione, la vedo qui. Il call stack mi fa vedere quale funzione ha chiamato quella in cui sono in questo momento. Qua soltanto quello lì, direttamente nel modulo. Viene. E qua tutti i breakpoint che ho settato. Botto io. Visto che ogni volta dovrei selezionare il file, il modulo, posso dirgli di creare un launch.json. Di tipo Python file. È un file JSON che mi permette di configurare come deve comportarsi. Per esempio, poi gli dico di lanciare. In questo modo è il file selezionato. Però posso dirgli di lanciare main.
Questi tre col dollaro e graph sono delle espressioni per indicare vari path. Worksheet folder è la root su cui sto lavorando. Slash src slash main.py. Da qui posso postare un sacco di altre opzioni, tipo quali argomenti passare al programma che deve lanciare, la working directory da utilizzare. Ad esempio, quando non lo metto è la root. Informazioni sul debug, informazioni per il debug di Django, se arriva dall'estensione. E variabili d'ambiente, da quale file prendere variabili d'ambiente e una varie altre cose, Jinja per i test, cose specifiche per Linux o per OSX. Ad esempio, se sei su, segui sempre questo programma, però se sei su macOS e segui quest'altro o seguilo con queste impostazioni, flessibilità veramente massima. Quindi questo Logic.json è riferito al debugger o al debugger. Sì. Poi se vuoi seguire certi task c'è proprio un altro file separato che è per i task, però non lo faccio vedere per motivi di tempo. Comunque questo file viene salvato direttamente qui nella root cartella.jscode launch.json. Adesso se vado qui nella sezione debug riesco a cliccare, quando qui vedete c'è selezionata questa configurazione. Premo il più, premo il play, che è come premere F5, e parte il debug. Ok. Riguardo ai temi, è possibile anche modificare i temi, senza dover fare un fork del tema. Faccio vedere subito, ad esempio, allora, intanto come prima cosa, a me il font di default non piace. Volendo posso cambiarlo pure. Posso premere CTRL virgola, la cosa derivata da me è questa, e mi porta nelle impostazioni. Terminale, togliamo di mezzo. E qui ho varie, tutte una marea di impostazioni, tra quelle delle estensioni. Queste sono quelle relative a Python. Analisi della cache, varie cose, se deve fare analisi, questa è tutta analisi statica. Fottio. Parti di conda se lo utilizzate, insomma, veramente infinito. Potete, qua potete anche testare vari fatti e tutto, però visto che ci sono così tante impostazioni c'è anche la ricerca, che non è soltanto ricerca testuale, utilizza anche il linguaggio naturale. Ad esempio, se io volessi spostare la barra di sinistra a destra potrei mettere move to right. Dipende da internet, perché va su internet per questo. Comunque da qui già capisce che voglio spostare qualcosa a destra e quindi trova tutte quelle correlate. Però io volevo spostare, cambiare il font. Ok, font family. Questo qui praticamente è una riga di CSS. Mettete una serie di font. Il primo che avete installato lo usa. Ad esempio, uno che utilizzo spesso è uno che si chiama Cascadia Code, che è un font open source che è stato creato per il nuovo terminale su Windows. Molto carino per il codice. Adesso se vado qua su main.py è leggermente diverso. Con questo proiettore non lo vedrete mai. Una cosa che però potete vedere è che questo font supporta le cosiddette ligature. Una ligature vuol dire che, ad esempio, se io scrivo uguale uguale o uguale 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 tre volte o così, in questo momento li vedete normali. Però un font con ligature può sostituirle con simboli apposta. Per fare questo devo abilitarlo nelle impostazioni. Ecco, ad esempio, potete anche dividere come volete. Si possono fare tutte le configurazioni. La cosa peggiore che sono riuscito a fare quando hanno aggiunto questa feature era su un monitor 24 pollici avere 48 sezioni in tutte e due le dimensioni. Dopodiché non ho più lo spazio per i tastini per dividerli. Comunque, da qui cerco ligature e mi dice edit in settings.json. Cosa è? Le postazioni in realtà sono un file JSON che fa l'override di quelle di default. Questo lo chiudiamo. Questo lo passiamo qua. E qui c'è un po' di tutto, tipo
voglio impostare già il, di default su tu, queste cose sono le impostazioni proprio delle, del mio utente, quale interprete utilizzare. Quindi dovrebbe essere Python punto Python path, e quindi scrivo il path dell'interprete. Oh, nel mio caso volevo settare le ligature editor font ligatures true, ed ecco che i simboli si sono cambiati. Zoom un po', adesso mi ha messo questo qua un po' più lungo, tre linee per il triplo uguale, ho l'uguale tagliato per il per punto esclamativo uguale. C'è chi piace, c'è chi no, ognuno, ce ne sono anche vari altri. Il triplo uguale del JS un'altra cosa bella è che queste impostazioni non sono soltanto per utente, possono anche essere per workspace. Che tardissimo. Ad esempio qua potrei creare un file settings.json dentro il punto VS Code e fare modificarlo. Va bene, ora un'altra cosa, faccio la prima parte dopodiché salto direttamente alla fine, perché altrimenti non ce la facciamo col tempo e mi mangiate vivo. Dicevo, volevo fare il, devo fare quel tool per il load average, prima, quindi come prima cosa da fare devo stampare il load average ogni 5 secondi. Quindi from os import get load average, ok, from time, però molto crudo, aspetta 5 secondi e lo lancio. Parte tutto, come tutti si possono aspettare, ha un errore. Perché? Perché sono su Windows. Su Windows non esiste il concetto di load average, quindi non esiste anche la funzione get load average. A questo punto uno potrebbe stare solo leggermente fottuto, però sono, visto che sono su Windows ho VSL, quindi da qui posso tirare su un container Linux che gira relativamente. E da qui potrei fare bellissimo. Vabbè, aspettiamo 5 secondi e ne stamperà un altro e così via. Però un po' una rottura di palle andare a fare ogni volta. La faccina basita. Ed è per questo che qualche mese fa hanno aggiunto, prima in preview, adesso nella stabile, il concetto di remote development. Remote? Development. Sviluppo remoto. Passo un attimo. No. In pratica hanno diviso l'editor in due. Posso anche farne a meno di me. Vabbè. Hanno diviso l'editor in due. Dai, dai. Oh Dio. Ok. Hanno diviso l'editor in due. Quindi c'è una parte headless, che ha soltanto la logica senza l'interfaccia, che gira in una macchina remota. E il nostro... è scaricato pure il lato, bellissimo. Il nostro sorgente è lì, alcune estensioni girano lì, i processi vengono lanciati lì, e a questo si collega l'istanza locale che gira sulla nostra macchina, che all'interfaccia ha una parte dell'estensione, tipo i temi girano in locale, non in remoto, e così via. La stessa cosa è possibile farla, oltre che su macchine remote, tramite SSH, anche su dei container Docker. Per chi non conoscesse Docker, immaginate come fossero delle micro VM piccolissime, molto pratiche da utilizzare. Non è proprio così, qualcuno mi picchierebbe per questo, ma per questi casi va bene. Oppure all'interno di USL. Quindi ad esempio, io posso andare qui, posso andare nelle estensioni e cercare Remote Development,
c'è solo varchar per WSL, SSH, container, ma c'è anche un extension pack che li ha tutti. Gratuito? Gratuito, ovviamente, ma tutto gratuito. Avevo fatto una cosa simile sotto Atom o sotto Fisharm. Hai scelto la solo nella Pro questo? Fisharm c'è la solo nella Pro e tramite SSH. Esatto, no, non ero riuscito a farlo con un'estensione che ti lanciava i comandi in remoto. Comunque, qua in basso mi ha aggiunto SSH Face e leggere i comandi in remoto. Qua in basso mi ha aggiunto un tastino verde. Cliccandoci, riapri cartella in WSL. Ho una solo distro WSL Ubuntu, quindi mi ha avviato direttamente, altrimenti mi avrebbe fatto scegliere quale utilizzare. Starting, tutti i dettagli, in pratica ha scaricato VS Code Remote, che è la versione senza interfaccia, l'ha copiata su WSL, la sta lanciando e tutto. Quindi adesso se io intanto premo F5. Questo non mi aspettavo. Ah giusto, perché devo mettere Python 3. Non ho installato Python 3 su WSL, mi sa. Vabbè, facciamo senza debug, però. Poi cerco di capire perché. Python 3. E da qui me l'ha lanciato. Sono sempre dentro code. Come vedete adesso non ho più PowerShell, ma ho Fish come shell. Se faccio rename a Linux 4.19, RAM è il nome del computer. Questa la fa male. È tutto. Questo qua è WSL 2, quindi sta girando per il vero kernel Linux e non è il layer di emulazione. Okay. Infatti la 4.19 altrimenti sarebbe 4.9. Però, diciamo che questo qui è tutto. Facciamo fast forward di tantissimo. Nel frattempo i requisiti sono aumentati, oltre a stamparlo devo anche salvarlo su un database SQLite e scriverlo su un canale Redis. Parentesi, Redis è una specie di database chiave valore, l'autore tra l'altro è siciliano. Che è sanzissimo. Dai, è un genio. Famosissimo in tutto il mondo, praticamente è il... No, mi serve un database chiave valore da utilizzare come cache, Redis, punto. Redis non gira su Windows, quindi mi hanno detto ok, devi aggiungere il supporto a Redis, aggiungere il supporto a SQLite e deve funzionare, non ti diamo un altro computer. E per fortuna era già pronto. No, però sono la tab sbagliata. Per fortuna il code mi permette di usare i container Docker e Docker Compose, quindi ho aggiunto questa cartella appunto del container che dentro ha un JSON di configurazione che dice quale file Docker Compose utilizzare. Docker Compose è un sistema per avere un intero ambiente composto da vari container tutto configurato e costruito contemporaneamente. Ora apro il file, configurazioni varie, mi permette di installare delle estensioni dentro al container. Devo lavorare su Python, mi serve estensione di Python, non voglio installarlo ogni volta. Cioè, ok, crea il container, sta da dire estensione. Mi permette di impostare delle impostazioni dentro il container. Come ho fatto vedere prima, c'è il settings.json della mia macchina, quello del workspace. Questo qua è quello del container. E qua c'è tutto. Docker Compose File vuol dire che questo sistema è composto da due servizi, due macchine. Quella su cui girerà tutto, in cui vengono montate le cartelle. È un'immagine di Redis. Ma qua mi dice che era l'estensione Docker era raccomandata, però vabbè. Senza il binding di Redis. Come? Senza il binding di Redis. No, il binding lo fai. Qua, poi giusto. Vabbè, e qua c'è il Docker file dove definisco come viene costruita la macchina. In pratica, su Docker, invece di semplicemente di... Vabbè. Fai Docker, eseguimi...
questo un container Debian 10. Oh. Così mi ha creato un container con Debian. Questo è quello che intendevo per facile da usare. Mi serve un container. Fatto. Qua perché l'ho caricato prima, che altrimenti dovrei scaricarla, ma va bene. Oltre a fare questo, potete anche avere un Docker file che dice ok, parti da questa immagine, che questa è l'immagine di Python 3.8 basata su Debian 10, ed esegui questi step. Quindi dico, ok, fai una PTZ update, install di SQLite 3 e di Redis, installami Redis su Pip, ho detto, non so se hai il virtualenv, però sti cazzi, è una macchina apposta questa. E alla fine quello che posso fare è che da qui posso dirgli... E suggerisce pure la Docker extension. Giusto, ogni volta che apri un file, se vi rompe le scatole, cliccate sulla rotellina e dite no, non me lo mostrerai più. Guarda, riapri in container. Questo qua ci sarà un pochino di più. Un po' più giga di RAM di te. Di me sicuro. Comunque quello che sta facendo adesso è sta creando i container, è fallito. Allora devi riuscire a tornare. È finito lo spazio disco. Ah no, si lamenta perché non ho la git config nel... Però se no dovrei averla, vabbè. Vabbè, non paio, ce ne fottiamo. Apri localmente. Vi assicuro che la prima parte di... il primo periodo di quando era ancora in preview, perché questa cosa la utilizziamo attivamente al lavoro. Il progetto su cui lavoro, che è basato su .NET Core, utilizza tantissimo questo. Tutti i nuovi sviluppatori non devono installare nulla, installano code, cioè la cosa bella è questa, installano code, Docker, che tanto devono averli comunque, installano l'estensione, clona il progetto, ti appare un tastino in basso, oh, c'è una configurazione del container, vuoi utilizzarla? Sì. Fa tutto da solo. Non devi installare SDK, non devi installare tool, non devi installare niente. Oh cazzo, ho fatto una cazzata. Mi sono dimenticato che i commenti sono con il cancelletto e non con il... perché questo è uno YAML, quindi... Ecco, vedete? La cartella contiene una configurazione. Vuoi aprirla? Magari tra un attimo. Salviamo. Oh, un'altra cosa che non già fatto di non avere il tempo di farvi vedere è che oltre il supporto al remote development su code non è soltanto questo, che è quello che effettivamente ha chiamato remote development. Hanno problemi con i nomi. C'è anche un'altra funzionalità, si chiama Live Share, che permette a un utente di collegarsi a distanza code di un altro. Ad esempio, mettete caso io e Manuel siamo colleghi, però lavoriamo dal remoto. Mi serve una mano per una cosa, lo chiamo, oh Manuel, dammi la mano qua. Invece fare la videochiamata, condividere lo schermo, sono problemi di banda, si sgrana. Se lui vuole vedere qualcosa deve dire a me di farlo. Con Live Share lui si collega, io posso dargli accesso anche in scrittura, quindi lui dal suo Visual Studio Code vede il mio workspace, può modificare i miei file. Se voglio, se sono così scemo, gli do anche accesso al terminale. Non so, mettete caso che sia un'applicazione web, quindi a un certo punto devo lanciarla, ho bisogno di aprire un browser su qualcosa. Posso anche aprire un tunnel della mia porta 80 o quella che voglio per lui. Quindi gli dico, ok, condividi un tunnel per l'80 sul LiveShare, lanciamo il server, lui dalla sua macchina va sul localhost porta 80 e gli viene mandato quello che gira sulla mia porta 80. È bellissimo. Bomba. La porta a tutto quanto. No, soltanto la porta che dico io. Sì, dico. Ma soltanto a lui?
ho quelli che sono sulla chat. Gruppo, mi devo fidare di lui. Ti devi fidare. Sì. Comunque. Su Workspace c'è il concetto di Workspace condiviso. Sì. È quello il raggruppamento. No, il Workspace è la cartella che apri. Ok, ma ad esempio la porta 80 a chi la apri? A quelli che sono collegati alla sessione live share. Okay, ok. Comunque, adesso ho lanciato il tutto, quindi se premo F5 stavolta spero dovrebbe andare, perché comunque il bello di Docker è questo. Il bello è che abbiamo... Giustamente... È rimasto... No. È dipendente. No, dovrebbe averlo installato, vabbè. La cosa bella è che in questo modo... Ah, vedete che non sono io. La cosa bella è che in questo modo abbiamo tutti lo stesso sistema operativo, tutti gli stessi tool, tutte le stesse dipendenze, impostazioni, estensioni. Comunque vedete, sta funzionando. Apriamo un altro terminale. Non mi interessa. Quindi. Vedete, il mio terminale adesso è root su sto simbolo strano che è il ID del mio container. Faccio un name Linux 4.9 stavolta, perché è quello utilizzato da Docker. Linux kit. Qui ho il database SQLite a cui posso accedere, ma soprattutto posso fare Redis clear. Redis. E ogni aggiornamento viene pushato sul canale Redis, quello lì. In pratica, in questo, quando ho aperto qui, ha creato i due container, quello con Debian, quello con... credo sia pure Debian, però comunque è già preconfigurato con Redis. Ho già Redis accessibile, sono connesso là, ci ho lavorato, non ho dovuto installare nulla, se non code. Io qui ho installato varie estensioni e tutto per fare la demo, però questo è un account vuoto, cioè un utente vuoto, non ha nulla. Il code l'ho aperto per la prima volta davanti a voi. Però ho barato perché mi sono scaricato prima le immagini Docker, perché non mi fidavo della connessione. Però in questo modo ho potuto lavorare direttamente su questo progetto senza avere bisogno di installare nulla, senza configurazione, senza sbattimenti vari. Oh, passate la password di MySQL. Ecco, questo è se mi servisse MySQL. Ok, oh, ragazzi, dobbiamo aggiungere MySQL a questo. Ah, sì, proprio con CTRL-P cercate proprio i file. Questo è CTRL-SHIFT-P funzioni, cioè feature comandi vari, CTRL-P file, CTRL-P simboli. Se mettete punto interrogativo vi fa vedere tutto ciò che potete fare. Vai a file, vai a un simbolo, tipo nome della funzione, nome di un modulo, eccetera, eccetera. E comandi. Vabbè, comunque. Vado al Docker Compose. Ok, da oggi ci serve MySQL. Va bene. Al team. Che versione vogliamo? 5.6? A posto. Ah, ma dobbiamo configurare la variabile d'ambiente così per impostargli la password. Environment. Sai che bello. Com'era? Vabbè, password. Quello che è. Vogliamo che questo, non lo so, vogliamo che sia accessibile dalla macchina locale. Ports, qual è la 3306? Montiamola sulla 3306. Stessa cosa ho fatto qui con Redis. In questo modo le porte di quel container vengono esposte sul mio localhost. Perfetto, domanda? So che è l'ultima parte un po' confusa, però. Domanda che differisce fra Linux e Windows? Su Linux non c'è VSL. Ah, allora. Io me l'ho detto come fare questo pomeriggio. Bisogna farlo. Ma, cioè, quali sono i vantaggi di usare il VSL rispetto a lavorarci in SSH? Allora, per SSH hai bisogno di una macchina apposta. Una parte che ho tagliato era il fatto che questa cosa poteva girare anche su un Raspberry. Quindi la cosa era collegarmi in SSH al Raspberry e far girare questo progetto qui.
Quindi dipende dallo scenario che vuoi. Ok, ho una macchina virtuale o una macchina fisica su cui voglio lavorare. SSH. Devo fare una cosa al volo senza troppi sbattimenti. USL. Okay. Voglio un ambiente riutilizzabile tra tutto il team. Docker Compose. Devo dire una cosa, io lavoro su un server che è sempre acceso da una parte, ma sono o in ufficio, o a casa, o sono in giro. In questa maniera, con tre PC diversi, praticamente lavoro sempre sullo stesso soggetto e sullo stesso server. Sì, faccio anche un altro esempio. Io, beh, sono 4 anni che vivo e lavoro a Milano, quest'estate ero dai miei, i miei genitori hanno deciso di togliere la fibra senza dirmi nulla. Quindi quest'estate arrivo che ho 14 giga di aggiornamenti da fare per poter lavorare, ho il tethering e basta. Sto pure finendo i giga. Cosa ho fatto? Allora, il mio PC fisso a Milano acceso, per fortuna, sono collegato, ho creato una macchina virtuale con Ubuntu, ho configurato tutti i NAT, è stato un delirio. Ok, è stato tutto quello che mi serviva dal mio PC. Mi sono studio code, connettiti tramite SSH a quella macchina e io con la mia connessione stupida del cellulare avevo accesso a un i7 da desktop, 16 GB di RAM dedicati e 100 MB simmetrici di fibra. È stato bellissimo. Oppure, l'esempio migliore è quello, il modo in cui utilizziamo questa cosa di container nel mio team. Un nuovo sviluppatore è iniziato a lavorare sul progetto l'altro ieri, ci ha messo mezz'ora a partire. Ma solo perché per qualche motivo Docker Hub era lento e non scaricava le immagini. E non ha letto il readme e quindi non ha saltato uno step. Però lui non aveva mai utilizzato Docker Core, clonato, clicca, ok, appena l'ha aperto ovviamente gli ha fatto girare i test, premendo F5 gli è partito il debug. In media si parla di una giornata di setup. Sì. Questo veramente da una giornata a 10 minuti. Almeno, questo è il setup, pensate a mantenerlo. Poi magari io aggiorno un tool, lui no. A me le cose funzionano, lui no. Poi tu hai la stessa versione sua, ma a te funziona. Non si capisce un tool. Da me funziona. Però quando uno deve sviluppare per diverse tipologie in macchina, poi ovviamente si deve creare un Docker per ogni. Docker è solo Linux. Sì, no, nel senso che sviluppi per Chrome, per Internet Explorer, anche se lo so, tutti quanti dicono non sviluppano più su Internet Explorer, comunque, se c'hai codice che dipende dalla macchina su cui gira, comunque in ogni caso devi crearti dei Docker diversi per... Vabbè, in questo caso il browser sarebbe sulla macchina fisica, non su Docker. Sì, vabbè, ma in ogni caso è un esempio, dico anche ci sono anche situazioni in cui le macchine sono effettivamente diverse, magari non vuoi provare su macchine con poca RAM, con un processore più vecchio, sì. e allora sì. Ovviamente questi sono altri scenari. Sì, a parte su Docker sono mettere dei limiti su CPU e RAM. Però il fatto che questo qua ti dà uniformità non dell'ambiente su cui testi, ma dell'ambiente di sviluppo. Sì, no, questo l'ho capito, ma in ogni caso l'ambiente di sviluppo prende anche in buona parte anche. Dipende dai casi e da cosa si. Alla fine abbiamo fatto questione di trovare l'equilibrio. Sì, no, vabbè. Magari uno si trova benissimo a utilizzare Vagrant e usare Vim tramite SSH. Per lui. Vabbè, un caso d'uso che mi viene a mente è per esempio quando su AWS o Amazon prendi le istanze che hanno delle GPU che devi fare appunto seguire TensorFlow, no? Sì, questo diventa un problema. Deep learning, in questo modo si collega direttamente con la macchina con quelle. Sì, puoi farlo. Con quelle cose. Ecco, un'altra cosa bella, il modo per cui lo utilizziamo. Nella cosa a cui lavoro utilizziamo tanto AWS. Però abbiamo, diciamo che il team DevOps è un po' stretto con i permessi. Quindi per esempio dobbiamo mandare la richiesta in carta bollata per creare una lambda. C'è un progetto di Atlassian, miracolosamente, e funziona, quindi assurdo, che si chiama LocalStack. LocalStack, che ti permette per esempio di emulare, tra virgolette, AWS dentro un container. Quindi noi abbiamo... è andato in stand-by. Per esempio nel nostro progetto abbiamo un'immagine LocalStack.
Poi nel quello di sviluppo abbiamo direttamente una variabile ambiente che è così. La nostra applicazione quando parte il debug, ok, la variabile ambiente local stack host è gestita, tutte le richieste da AWS le rigiro a local stack invece che da AWS e funziona tutto allo stesso modo il locale senza aver bisogno di impazzire con i permessi di AWS. Nient'altro? No. Andiamo a mangiare. Grazie.